darò il massimo per loro perché quando vieni ripagato dalla fiducia dai qualcosa in più, almeno io sono una persona così. E poi voglio già dare da domenica una soddisfazione grande ai tifosi. Ha risposto alla chiamata della società Alma Juventusfano con grande determinazione Alessio Tacchinardi, ex giocatore juventino che dopo una lunga e proficua carriera in Serie A e in Nazionale ha preso le redini di Mister Destro. Ho sempre seguito la Serie C perché avevo voglia di imparare con grande umiltà, ha dichiarato Tacchinardi. Penso di aver fatto percepire alla società granata i valori che mi hanno sempre contraddistinto, quelli di battagliare e di lavorare al massimo delle mie possibilità. È normale che uno può avere dei moduli, può avere delle idee, però qua parliamo di un mese, 6 partite e io non sono qua a inventare il calcio da nessuno. Io devo cercare di fare punti, i più punti possibili, con delle idee sicuramente che ho in testa, ma senza andare a stravolgere chissà chi. Quindi oggi cominceremo a dare una bella girata, una bella carica, c'è una responsabilità in più. La mia bravura è arrivare a domenica e riuscire a dosare questo tipo di pressione, questo tipo di voglia di non andare anche all'eccesso. Quindi devo essere bravo un po' a fare tantissime cose, non vedo l'ora di cominciare, conoscere i ragazzi, perché poi insomma è un attimo, come dicevo prima, andare su o andare giù. Quindi insomma c'è da lavorare, c'è da conoscerli, ma sicuramente portare tanto, tantissimo entusiasmo, che in questo momento qua, a 6 partite dalla fine, penso che sia la cosa importante, oltre alle competenze che uno ha. Però Nella sua lunga carriera, Tacchinardi ha indossato anche la maglia dell'Atalanta, Villareale e Brescia. Poi ha iniziato la carriera di allenatore con la formazione allievi del Pergo Crema e in seguito degli allievi nazionali del Brescia. Dal 2013 ha guidato la prima squadra della Pergolettese in seconda divisione in Serie D, per poi passare al Lecco e al Crema, sempre nel campionato nazionale dilettanti. abbiamo scelto Tacchinardi perché il profilo è assolutamente adeguato a quello che dobbiamo andare ad affrontare. Noi abbiamo 6 partite da qui alla fine del campionato, che saranno 6 finali. Lo accogliamo tutti, io in primis con grande piacere e convinti che possa fare bene. Ad Quindi, accoglierlo questa mattina anche il direttore generale Simone Bernardini e il responsabile dell'area tecnica Mauro Traini. Flavio ci ha comunicato le sue dimissioni proprio all'ultimo momento, dicendo che lui si sarebbe fatto da parte perché voleva dimostrare che questa è una squadra che può farcela e che se in quel momento lui non riusciva più a dare nulla, si rimetteva a noi. Noi abbiamo scelto su un nome, noi siamo andati direttamente su Alessio Tacchinardi proprio per il suo modo di presentarsi, il suo spirito battagliero, la sua voglia di rimettersi in discussione e questo ci ha veramente gratificato molto. Quindi io, ringraziando Flavio per quello che ha fatto, do il benvenuto ad Alessio. Sappiamo che abbiamo un mese e mezzo di guerre vere e quindi chi meglio di lui, che ne ha fatte tantissime, può guidare dei ragazzi magari che ancora giovani hanno qualche dubbio, qualche perplessità, quindi noi siamo veramente contenti, ti diamo il benvenuto e in Grazie. bocca al lupo.